Roma fu una città che conquistò un impero e lo mantenne per secoli. L'impero romano durò per quasi 500 anni nella parte occidentale e per oltre 1400 in quella orientale. La conquista di questo immenso spazio, come sappiamo, era avvenuta con le armi e le armi erano necessarie a difenderlo. Con 350.000 unità effettive ben addestrate, l'esercito romano costituiva la maggior forza militare dell'antichità. Roma non esitò a usare il pugno di ferro in base al principio di risparmiare chi si sottomette, debellare chi si ribella. L'esercito non era soltanto una formidabile macchina da guerra, ma anche uno strumento di civilizzazione. A differenza di altri popoli, i romani non si limitarono a depredare le popolazioni sconfitte, le trasformarono in alleati e a volte diedero loro la cittadinanza romana. In questo modo, con l'allargarsi del potere di Roma, le popolazioni conquistate venivano integrate, si arruolavano nell'esercito e venivano impiegate nelle successive conquiste. Era un processo cumulativo ed è stata la chiave della crescita dell'impero romano. I romani trasportavano ovunque l'attrezzatura per costruire un campo, allestendone uno al giorno, se necessario, come avere a disposizione una cittadina fortificata ovunque si andasse. La finalità principale dei campi mobili romani è psicologica più che militare. Danno l'idea che in territorio nemico, in quello che non è il proprio paese, ogni notte si costruisca una piccola città. Nel frattempo, il nemico osserva e vede la propria terra segnata dall'avanzata delle truppe romane. Gli accampamenti sono un ottimo esempio della passione dei romani per l'ordine. Erano costruiti tutti secondo lo stesso schema e ogni tenda veniva alzata sempre esattamente nello stesso punto, in modo che i soldati sapessero con precisione dove si trovavano. Nel De Bello Gallico, Cesare descrisse come avvenne la costruzione del ponte. Vennero conficcati nel letto del fiume dei tronchi del diametro di circa 50 centimetri. Verso la metà del ponte, i pali dovevano raggiungere un'altezza di circa 9 metri. Il ponte che permise ai romani di attraversare il Reno era un vero capolavoro dell'ingegneria militare. Ma ancor più eccezionale fu la velocità con la quale fu costruito. Cesare narra che per terminare l'opera ci vollero soltanto 10 giorni. That's all, folks.